Ciao ragazzi, io sono Irax, bentornati su Brawl Stars. Ed eccoci qua, cicorioni, siamo finalmente tornati nel mio account. Quest'oggi con un episodio molto molto speciale. Ebbene sì, buona festa della donna a tutti quanti. A tutti quanti cosa? Buona festa alla donna, a tutte le ragazze che seguono il canale di Grax. Il problema è che questo episodio esce il 9 marzo, quindi il signor Grax arriva molto in ritardo. Che senso ha fare gli auguri? Però attenzione, io lo sto registrando l'8 marzo, quindi potenzialmente sono un Grax del passato e gli auguri potrebbero valere lo stesso. Ora fatemi sapere se li accettate, altrimenti scusate, sono il classico pollo. Tralasciando questo big fail, sono qui ragazzuoli per parlare dell'offerta. No, fermi, non offerta. Del regalo che la Supercell ci fa qui su Brawl Stars. Veramente molto top. Presente nel negozio, vi consiglio di seguire tutto il video perché lo andremo a riscuotere. E grazie a quell'offerta faremo delle cose grandiose all'interno del mio account. Mi raccomando, seguite tutto l'episodio. Ci tengo anche a fare un applauso alla Supercell, perché ultimamente si sta dedicando appieno a tutti gli eventi, a tutte le festività. Anche su Clash Royale, per questo evento qua, ha droppato una sfida incredibile dove è possibile prendere e vincere tutte le leggendarie di genere femminile. C'è di mezzo anche la Sparky. Sinceramente non lo so il motivo, non lo voglio neanche sapere. Come sempre prendo al volo il segno Spike e vi chiedo un bel pollicione all'insù. Mi raccomando ragazzacci, ho bisogno del vostro supporto. Se questo episodio supera 15.000 like e prendo anche Pocio, siamo in 3, adesso siamo veramente tanti, vi prometto che domani tornerà sul canale, sempre su Brawl Stars, un ospite molto speciale. Dipende tutto da voi. Se non volete perdervi il video, fate anche l'iscrizione al canale gratis, ragazzi. Stiamo parlando di cose gratuite. Ho bisogno di voi, grazie di cuore per il supporto. È arrivato il momento di scoprire insieme il mio regalino. Perché dico mio regalino? Perché, ragazzacci, ogni regalo è diverso per ogni account. Nel senso, sul mio c'è un brawler di genere femminile, su quello di Franci c'è un altro, sul tuo che stai guardando questo episodio probabilmente un'altra ancora. Infatti fatemi sapere qui sotto nei commenti che tipo di brawler vi ha dato. Per quanto mi riguarda, non potevano fare scelta migliore. Ragazzuoli, 150 punti energia completamente gratis sul mio brawler più scarso. Cioè vi faccio vedere, chi mi segue sicuramente già lo saprà, ho tutti quanti i brawler a livello 6. Tra l'altro sta per arrivare anche un chest opening incredibile. Altro like se volete il possibile drop, il possibile chest opening sul signor Carl. Comunque tutti quanti i brawler di livello 6, alcuni di livello 7, alcuni di livello 5 e Pam di livello 3. Ora non so se la Supercell abbia scelto il brawler con il livello inferiore, però fatto sta che a me ha dato Pam. La prendiamo al volo, eccola qui, più 150 di esperienza. Se non erro posso fare due livelli, però non c'ho l'oro. Maronna ragazzi, bella anche l'offerta di Eugenio a 269, ma non lo shopperemo. Proviamo a fare qualche livellozzo tattico. Dovrei portarla sicuramente a livello 4, ma non credo a livello 5. 140, la faremo sicuramente nel prossimo episodio. Conto su di voi, massimo supporto. Andiamo a Raffa Gem, devo prendere anche il gettone stella. Devo sbloccare un po' di gettoncini. Siamo partiti e vogliamo con la signora Pam contro una Pam più forte della mia. Aveva 5200 HP, la mia 5060. Devo assolutamente livellarla perché, ripeto, Pam è una di quei brawler che ha bisogno di livelli, perché uno ci cura con il livello e ovviamente anche più vita, e funziona da tank. È veramente una bomba. Sto rischiando di crepare. Quella Pam sicuramente metterà la torretta, ma se non erro potrei addirittura farla fuori. Non riesco a farla fuori, ma ci stanno già massacrando. Complimenti Grax, perdiamo subito la partita. Io spero di no. Dove va il signor Agosta? Signor Agosta, venga qua. Ho bisogno di lei, voglio dargli un bacino. Ma dove vado? Dove vado con Pam così offensivo? Devo immagazzinare vita, devo fare colpetti, devo attivare la torrettina. La metto forse lì, forse troppo avanti ragazzi, pessima torretta di Grax. Provo a fare il giro opposto, cerchiamo di colpire quei brawler da quella parte. Diciamo che comunque la signorina Pam di livello 4 è leggermente meglio della signorina Pam di livello 3. Vabbè, questa ragazzi era abbastanza scontata. Ottima la loro Pam, non riusciamo a fare niente ragazzi. C'è Bo che è troppo OP, è una mappa prettamente aperta. Anche Bombardino si trova molto molto bene, però a fare dei colpetti. Cominciamo forse con una sconfitta. Oh my god, Max Pezzali, no, perché non ce l'hai fatta? Sono morto raga, 8 gemme per loro. Fine dei game, dipende dal signor Mortis se viene fatto fuori. Cominciamo con una bella sconfitta, ottimo. Cominciamo a sclerare subito. Non riusciamo neanche a arrivare là. Ma dai, ma con i randomini non riesco a farvi niente. Con i randomini riesco a giocare solamente le due V-tutti e basta. Attenzione, comeback divino, comeback della vita. Signor Mortis, faccia qualcosa. Massacrato Mortis. Maronna, raga, che sconfitta incredibile. Partiamo subito troppo male. Vabbè, saremo fortunati con il secondo team. Qualche gettone l'abbiamo preso. Ti prego, qualche brawler buono.
Gli avversari sono interessanti. Noi abbiamo il Genietto e Mortis. Ci può stare. Hanno già fatto fuori Darth Vader. Cioè, è entrato in partita, l'hanno squagliato in mezzo secondo. Ok, Genius back. Mortis, per questa modalità non lo vedo poi così tanto OP, ma se si sa muovere, qualche gemma potrebbe portarla a casa. Io sto colpendo a gogo per caricare subito la torrettina. Grande la mano del genio, l'ho sottovalutato, ha fatto un'ottima giocata. E il cornacchietto ci viene a colpire e io vado giù. Nice, 7 di vita, morto, 87 di veleno. Grax è così esausto, deve andare al centro Pokémon. Attenzione Dart, mi raccomando, ti piazza una torrettina qua. Loro hanno un brawler che potrebbe distruggere le mura, ovvero il signor Colt. Ma se lo togliamo, dovrei essere abbastanza tranquillo qui, senza problemi. Altri colpetti, va a utilizzare la ulti. Utilizza l'ulti malissimo, non ho preso neanche un colpo. Ciaone. Bella giocata ragazzi questa, eh? Questa è stata un'ottima giocata. Ottimo anche il movimento su Colt. Dai che la vinciamo. Dai il comeback divino. Vado a colpire subito il signor Cornacchietto, che viene addirittura verso di me. 5 gemme. Il problema è che Mortis non è riuscito a fuggire. Le ha prese tutte quante Colt. Ne hanno 6, non abbiamo 6. E sto rischiando di crepare. Per fortuna sta dietro la torretta, sta dietro il muro. Non dovrei morire. Occhio al jump del cornacchione. Lo vado a far fuori, gli prendo la gemma e metto un'altra torrettina, questa volta sulla destra. Dobbiamo stare molto attenti. Grandissimo Dart. Ottima la kill su Colt. Ma c'è Stecchino, regà, che mi sta colpendo di brutto. E Dart ha poca vita, quindi la partita è totalmente aperta. Vai così. Se perdiamo questa, non me lo perdono. 11 secondi. Siamo tutti sulla torretta, che adesso fa 368. Prima, se non erro, 332, 305. Mortis, ti prego. Signor Mortis, la pega. Ok, è andata bene, ragazzi. Mi ha preso un colpo, vi giuro. Abbiamo ripreso le coppe con gli interessi. Un più 2 di differenza. E Grax Star Player. Molto, molto bene. Gettone stella. Possiamo anche magari provare a cambiare modalità. Io dovrei fare il gettone sul Food Brawl con Pam. Dove vado è tutta aperta. No, ragazzi, rimaniamo nel Raffa Gemme. Devo livellare la signora Pam. E io vi do l'appuntamento, ragazzuoli, alla live di oggi pomeriggio alle ore 17. Ci spaccheremo di brutto con vari team. Buona Viper, Colt e Bombardino. Noi siamo Bo e il signor Frank. Red Dragon, Bo è un nick che mi sa familiare. Forse l'ho già incontrato qualche volta, ma potrebbe essere solamente un nick identico all'altro. Ok, colpiamo quella Viper. Ottimo Red Dragon, si fa subito sentire. Interessante anche il signor Bo, che va a colpire e va a far fuori immediatamente Colt. Io ho 2 gemme, cerco di prenderle tutte quante io, perché sono forse il brawler più statico di tutti. C'è Frank che va... Maronna, regà, che team questo. No, io gli do fiducia. Se riesco, ragazzoli, cerco... Pessima la ulti di Frank. Riesce comunque a far fuori il signor Colt. Vi stavo dicendo, se mi danno la possibilità, replico il team. Voglio rigiocare insieme a loro come abbiamo fatto con Snow. Ho 6 gemme! No, Grax, non fare l'errore che fai sempre. Statene safe. Non c'è assolutamente fretta. Ole. Bella giocata questa, ragazzuoli. Bellissima giocata. Togliamo subito quel brawler. Prendo le ultime 3 gemme. Ne manca forse una. E l'abbiamo... No. Rischio di crepare. Rischio di crepare. Me ne sto dietro. Conta la rovescia. Boh, mi porta la gemma. E io non devo morire però, raga, perché se muoio adesso veramente sono da rinchiudere. 10 gemme. Ho fatto la partita grazie a loro. Perfetta. Buonissime le bombette. Buonissimo Red Dragon che li tiene dietro. Se faccio un colpetto potrei anche prendermi esattamente la torretta che piazza al centro. Non c'è storia, ragazzi. Top battaglia. Altra battaglia incredibile. Più 5 coppe. Ne voglio fare un'altra. Però l'Apinu si è preso lo Star Player. È meritato secondo voi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. No, ci ha lasciato. Ti prego Frank, neanche Red Dragon. Nuovo team. Si mette tutto di nuovo in gioco. Ci giochiamo l'ultima partita contro un Pocio, un Genio e un Mortis. Noi siamo invece Pocio e Jesse. Chi fa danno? Qual è il brawler che fa danno? Questo è un problema. Questo è veramente un problema. Questo è veramente difficile. Se ce la giochiamo bene comunque, qualcosa di positivo possiamo fare. Pocio qualche dannetto lo sta facendo. Io voglio caricarmi subito la ulti. Buonissimi che colpi che ho fatto. Jesse non riesce a colpire. Ti prego metti la torretta, signorina Jesse. Ci piazzi la torretta. Dov'è Mortis? Curetta per poi. Grande Pocio. Grande Pocio. Anche l'avversario ha utilizzato un'ottima cura. Vado a mettere una torretta. Questa volta la metto un po' più difensiva. Probabilmente qua al centro. Grande Pocio. Attenzione Argenio. Arriva in push il signor Mortis, che viene fatto fuori. Prova a prendere tutto. Prova a fuggire. Però c'è il genio, ragazzi, che mi fa la pescata del destino. E vado giù. È un bel problema questo. Questo è un bel problema. Non vorrei concludere con 2 vittorie e 2 sconfitte. Secondo me si può fare anche 3-1. Ma loro hanno già 8 gemme. E il genio
È un brawler difficile nella raffa gemme, perché se ti prende è finita. Ti prende tutte quante le gemme. Tolto Mortis, molto bene. Dagli che vanno giù, dagli che vanno giù. Dagli che il genio è andato giù. Maronna mia, raga, che kill. Qualche gemma l'abbiamo ripresa. Il genio è stato fatto di nuovo fuori. 30 di vita. No, 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 no. Abbiamo il controllo del centro. Si prospetta una partita molto interessante, ragazzi. Questa potrebbe essere una partita molto, molto interessante. Attenzione al genietto. Ottima la cura. Tolto anche il signor Pocio. Deve andare giù. E abbiamo fatto un comeback della vita. Partita stravinta! Strameritata da Grax, che si porta a casa 12 gemme. E io me ne vado proprio safe. Piazzo la torretta dietro. Nessuno può toccarmi. Nessuno può farmi fuori. Ragazzi, io ringrazio di nuovo la Supercell per questo fantastico regalo. Questi power up, scusate, questi punti energia su Pam sono molto molto apprezzati. Davvero con il cuore. Mi servivano davvero tanto. Sapete che faccio, ragazzi? Fermi tutti, faccio una cosa speciale. Io non vi lascio così. Ora non mi ricordo quanto oro danno le casse, ma vorrei livellarmi la signorina Pam. 140. Apro qualche cassetta, dai. Veloce, proprio così. Nel finale, Nida, qualche monetina l'abbiamo presa. Un totale di 16. Qualche altra cassettina, ti prego. Dacci quelle con un bonus enorme. Ottimo Bo, ottimo Colt. Nessun bonus. Molto bene, 19 monete, stecca. E Colt siamo esattamente a 113, ne apro qualcun'altra. E vi ricordo che questo chest opening sarà fondamentale, ragazzacci, per droppare il signor Carl. Questa è l'ultima e ovviamente i 30 me li dà la fine. Ma che sfiga ho, mi dà altra Pam. 167 Pam di livello 5, fatta in questo esatto momento, giusto per rendere il video ancora più speciale. Io vi mando un bacione. Vi ricordo il like per il video speciale di Brawl Stars di domani, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo appunto domani mattina con un nuovo episodio. Ciao al prossimo episodio, ciao belli, ciao ciao.